Ecco, le due donne che vedete nella foto delle mie spalle, una è aggrappata a un cavo d'acciaio e dondola nel vuoto a 80 metri da terra. Di lei non sappiamo il nome. Sappiamo solo che è una professoressa che ha 3 figlie e che nell'anno del Covid ha perso il lavoro. Sappiamo anche che è convinta di aver deluso i suoi cari e di non ritenersi perciò più degna di vivere. Stamattina è uscita di casa molto presto, è arrivata fino al ponte tibetano di Perarolo di Cadore, a 30 km da Cortina, e ha scavalcato il corrimano, decisa a buttarsi di sotto. La seconda donna, quella all'inizio del ponte con la treccia, si chiama Martina, potrebbe essere sua figlia, ha 26 anni, un marito ed è entrata da poco a far parte dell'arma dei carabinieri. Non si è mai trovata in una situazione del genere, eppure assieme ai colleghi ha deciso che sarebbe stato più facile per una donna stabilire un contatto diretto con un'altra donna. Così Martina si è avvicinata con cautela, poi si è seduta come avrebbe fatto una bambina, con le gambe distese e le mani ben visibili, perché anche il suo corpo dicesse all'altra donna: fidati di me. Su quel ponte si fronteggiano due stati d'animo. Una donna, Martina, che ha realizzato i suoi sogni, diventare carabiniere e sposare il ragazzo che ama, e un'altra che i suoi sogni invece li ha visti evaporare e che ormai si sente piena solo di paura, paura di non valere, paura di non essere all'altezza. La depressione è un male dell'anima che, visto da fuori, suscita meno compassione di quelli fisici, forse perché non si vede, ma quando ne sei preda, entri in un'altra logica e non pensi più alle cose che hai, alle cose che sei, e tutto ti sembra improvvisamente troppo per te, persino i tuoi figli. Se avesse un braccio rotto, quella donna la porterebbero di corsa all'ospedale, un medico le aggiusterebbe quello che non va, ma qui serve un medico dell'animo, qualcuno che sappia usare le parole come farmaci. E Martina, la carabiniere Martina, le deve trovare in fretta quelle parole. Comincia col chiederle come si chiama, ma l'altra non le risponde. Allora le domanda se le piacciono gli animali. E lì succede qualcosa, perché la donna sull'orlo dell'abisso sussurra finalmente il proprio nome e dice alla ragazza in divisa: parlami di te. E Martina lo fa. Le racconta delle sue sconfitte, dei 4 concorsi consecutivi in cui non è riuscita a entrare nei carabinieri e poi del 5º, quello in cui ce l'ha fatta finalmente ed era così orgogliosa. E poi Martina domanda all'aspirante suicida se ha dei figli e l'altra le risponde di averne 3 ragazze e pronuncia la frase che dicono spesso i depressi gravi: non sono più alla loro altezza. Allora Martina trova queste bellissime parole, gli dice: immagina che sia io la tua 4ª figlia, credi che preferirei una mamma morta a una mamma con dei problemi? Pensa a quanto soffrirebbero le tue ragazze senza di te. Martina di figli non ne ha ancora, al marito dice che non se la sente, non sei ancora pronta, che deve ancora crescere, ma forse lo sta facendo proprio adesso. Questo dialogo che vi ho riassunto in pochi secondi in realtà è durato quasi 4 ore. Attorno al ponte ci sono carabinieri, vigili del fuoco, il sindaco, i curiosi, ma quelle due donne sono sole, come dentro una bolla. Martina non si stanca di usare le parole e se ne stupisce, perché le sue amiche le hanno sempre rinfacciato di essere chiusa. Sta scoprendo cose di sé che non sapeva. E quando si accorge che l'altra sta superando la crisi, si alza lentamente, le si avvicina e allunga le braccia verso di lei. Nel momento in cui lo fa, racconterà più tardi, per un istante vede sua madre davanti a sé. Anche l'altra donna allunga le braccia finché le loro mani si agganciano e le due donne si abbracciano strette come una madre e una figlia. Ecco, le parole scritte e orali possono fare danni enormi, lo vediamo anche in queste ore, ma sanno fare anche miracoli a volte. Questa è una di quelle volte. Buone parole, ne abbiamo bisogno, e buonasera. Fate bei sogni.